Carissime sorelle e carissimi fratelli in Cristo Gesù, cominciando dai più giovani fino ai più anziani, voglio dire a voi tutti il mio grazie per questo invito in occasione della festa di San Giuliano e dello storico rito del Cero, che anche oggi si ripete. Come ho sempre occasione di dire, è per l'arcivescovo il momento più significativo e importante, quello di poter celebrare l'Eucaristia, cioè la presenza viva di Gesù passo, morto e risorto per la nostra salvezza, con il suo popolo, con i suoi fedeli. E voi oggi me ne avete dato occasione. Ringrazio per questo i sacerdoti, a cominciare da Don Gianfranco e da Don Stefano, dal decano Don Giuseppe che è qui presente, da Don Angelo, da Don Marc e dal vicario episcopale, Monsignor Cresseri, che rappresenta quotidianamente assieme ai decani il vescovo in questa zona settima della nostra diocesi. La liturgia di oggi, a cui noi vogliamo un poco abbeverarci, è realmente molto significativa e molto attuale, cioè ha molto a che fare con noi uomini di oggi, con la modalità con cui noi normalmente affrontiamo la vita e in modo particolare in questa epoca stiamo affrontando un cambiamento radicale nello stile di vita dell'uomo da una parte e dall'altra parte a partire da tutte le problematiche inedite che ci toccano da vicino e che mai si erano prima presentate nella storia. Pensiamo solo alla capacità che l'uomo ha oggi di mettere le mani sul suo patrimonio genetico. Pensiamo a come l'uomo può trattare il cervello attraverso il dinamismo di funzionamento studiato dalle neuroscienze. Pensiamo al fenomeno della rete, pensiamo al fenomeno delle migrazioni con il mescolamento di popoli che è in atto. Pensiamo alla difficoltà della crisi economica dalla quale non siamo ancora del tutto usciti e della quale subiscono le conseguenze anche in questa terra, come ho visto dalla bella relazione che mi è stata preparata, suppongo oltre che da Don Gianfranco, anche dai collaboratori. Insomma, siamo immersi in una problematica che ci ha fatto parlare, per la bocca del Santo Padre a Firenze, della nostra epoca non tanto come un'epoca di cambiamenti, come è successo in ogni epoca, ma piuttosto come un cambiamento di epoca. Ecco perché si è soliti parlare della postmodernità. È come se con la caduta dei muri fosse cominciata una nuova fase della storia che però non siamo ancora capaci di nominare. Allora ci riferiamo a quella precedente per dire che questa fase è una fase nuova che viene dopo, post la fase della modernità. Allora, in che senso noi possiamo vedere l'attualità della liturgia di oggi e quindi cercare di vivere la nostra fede in un modo più convinto, più esplicitamente, chiaramente riferito alla parola di Dio, alla figura di Gesù, della Vergine Santissima, di San Giuseppe, di San Giuliano Martire e di tutti i santi. Io credo che il brano del libro della Genesi, la cui struttura ultima risale certamente a 800.000 anni, 800 o 1000 anni prima di Cristo, quindi che ha quasi 3.000 anni, tocca
un problema molto attuale. Il problema è l'origine del male e il senso della morte, a cui tutti noi siamo ancora sottoposti. Ovviamente lo stile del racconto, si usa dire, lo imparano anche i ragazzi più piccoli a scuola adesso, si usa dire che è simbolico, eh? Allude alla verità con un linguaggio poetico, eh? Non utilizzando il linguaggio dei numeri di cui noi siamo così affascinati oggi, non la conoscenza di ciò che si può vedere, di ciò che si può toccare, di ciò che si può misurare, ma una conoscenza più profonda che ha a che fare col cuore e con la mente e che non è tutta traducibile in calcoli. E ci descrive questo evento storico fondamentale. Cioè Dio crea con ordine tutta la realtà. Ci vorrebbe tempo per spiegare come questo non va per nulla contro le scoperte scientifiche e contro la teoria dell'evoluzione rettamente intesa, ma basta richiamarlo. E all'interno della realtà inanimata e della realtà vitale legata ai vegetali e legata agli animali, fa posto all'uomo. E dopo che l'uomo ha percepito la sua solitudine, gli pone accanto una persona di pari dignità, che è la donna, che è destinata ad essere la sua compagna. E poi Dio, il fattore, pone un criterio, una regola. Dice: voi potete godere di tutto questo, di tutta la bontà della creazione, ma lasciate stare quell'albero lì che si trova al centro. Perché se mangerete il frutto di quell'albero, subirete una caduta. Dopodiché il nostro racconto ci parla della figura maligna del serpente, lo definisce il più furbo degli animali. E vediamo come il serpente insinua nella donna e nell'uomo l'obiezione al disegno di Dio. Sì, lui vi ha detto così perché se voi mangiate di quel frutto diventerete dei, diventerete come lui. Imparerete a distinguere il bene dal male. Allora ecco che vedono la bellezza del frutto, lo provano, la donna lo passa all'uomo, l'uomo lo prova. E però lì succede qualcosa. Ed è molto bella la scena che appunto poeticamente ci viene descritta dal brano della Genesi, no? Incomincia con questa frase che è straordinaria, situata in un momento tragico come quello che è stato quel momento. Udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. C'è subito una contrapposizione tra l'esperienza oscura del male e la delicatezza di questo passaggio. Dio, il Creatore, che si prende il tempo di passeggiare nel giardino per respirare la brezza del giorno, come facciamo anche noi verso sera durante l'estate, come farete anche voi qui, perché non deve essere dei più facili l'estate da vivere in questa zona. Ecco, la prima contrapposizione tra l'ombra, il nero della consumazione del male e la sovranità delicata e tenera di Dio che durante il suo passeggio si accorge che qualcosa è cambiato. E lì viene fuori la domanda che noi dobbiamo sentire riferita a noi personalmente. Adamo, dove sei? Questa domanda, se ci riflettiamo bene, è rivolta a ciascuno di noi.
è rivolta all'uomo contemporaneo. Anche noi molto spesso ci allontaniamo da Dio. Anche noi molto spesso abbiamo la tentazione di sentirci Dio, di fingerci Dio. Anche noi pensiamo di avere in mano del tutto la nostra persona, la nostra esistenza, di dominare il nostro passato, il nostro presente e soprattutto il nostro futuro. In un'epoca come questa, la tentazione dell'individualismo, anche nella sua forma più radicata, che è la forma del narcisismo, cioè dell'essere totalmente reclinati sul proprio ombelico, ha un grande peso. E l'altro, in fondo, ci sta sempre a lato. Quando ci scontriamo con lui, allora ci accorgiamo, quando c'è di una qualche utilità, ma normalmente come progetto, anche quando siamo molto impegnati, come voi siete, nelle nobili opere di carità, rischiamo però un fare che non sempre rispetta questa capacità di sentirci dipendenti dall'amore di Dio. E abbiamo visto cosa succede dopo questa domanda. Anche questo è molto attuale. Incomincia quello che possiamo chiamare lo scaricabarile. La donna dice, è stato il serpente. E l'uomo dice, è stata la donna. Le donne conoscono bene questa storia, anche oggi. È stata la donna. E così nessuno, dopo aver affermato con forza di essere l'unico protagonista della scena, qui siamo sul palco, come se uno fosse solo lui a recitare la parte, dopo scappiamo, ci tiriamo indietro quando siamo dalla vita smascherati. Non sono stato io, è stata quella là, non sono stato io, è stato il maligno. Ecco, però mi impressiona la parte che viene dopo, perché cosa fa il Signore? Maledice il serpente e lo condanna a strisciare, eccetera, ma non maledice Adamo ed Eva, li riprende, dà loro la giusta punizione, fa vedere che saranno immersi nel dolore, nella sofferenza, dovranno passare attraverso l'esperienza tragica della morte, ma lui non toglie del tutto la sua mano, lui li tiene vicino, parla del rapporto tra l'uomo e la donna, del rischio della seduzione da parte della donna, anche se non va limitata a lei, del rischio del dominio dell'uomo sulla donna, parla del grande travaglio, del lavoro connesso alla sofferenza, alla fatica del guadagnarsi il pane, rivela come sarà il quotidiano, come è il nostro quotidiano, ma inaugura la nuova fase della storia, quella nella quale la possibilità di non morire viene tolta. E questo ce lo spiega bene l'Epistola, nella quale non possiamo adesso entrare in dettaglio, ma della quale prendiamo in considerazione soltanto una bellissima affermazione. Là dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Che è Gesù, la grazia è Gesù, è il Padre che ci ha mandato il suo Figlio a dare la vita per noi, per abbracciarci ad uno, rispettando la fisionomia di ciascuno di noi, tu sei tu, io sono io, e Dio ti vuole bene in modo personale, come lo vuole a me, come lo vuole a tutti noi, amandoci come popolo, come comunità. È bello vederci qui riuniti tutti insieme. Ecco, Dio sovrabbonda, come ci dice continuamente il Santo Padre con la sua misericordia, pieno di tenerezza, viene a riprenderci anche se ci siamo allontanati. Ma c'è una condizione, ed è l'ultimo elemento che brevissimamente sottolineiamo. La liturgia di oggi la prende dal Vangelo di Matteo e da questa grandissima figura di San Giuseppe che noi purtroppo sottostimiamo. San Giuseppe era un uomo che ardeva dell'attesa del Messia.
viveva per quello, come noi dovremmo vivere per Gesù. Allora, per questo motivo, accetta di passare davanti alla grande prova del mistero del concepimento di sua moglie, del singolare concepimento di sua moglie, e diventa obbediente. Dice anche lui il suo sì, come lo ha detto Maria, come dobbiamo dirlo noi. Allora non dobbiamo temere il nostro peccato, ma chiedere perdono. Non dobbiamo temere la sofferenza che, da cui siamo circondati, pensiamo alla tragedia dei nostri fratelli cristiani, degli uomini delle religioni, perseguitati e martirizzati in tante parti del mondo. Pensiamo ai più di 1500 focolai di guerra che sono in atto in questo momento sul nostro pianeta. Pensiamo alla tragedia che si sta consumando nel Mare Nostro, che sta diventando un grande cimitero, soprattutto per i bambini, ma pensiamo anche al dolore che attacca le nostre famiglie, i nostri cari. E ci sono situazioni in cui l'esperienza della sofferenza e del dolore si moltiplica all'interno dell'unica cerchia familiare. Però in tutto questo la tenerezza del passeggio di Dio nel giardino dell'Eden diventa l'abbraccio del crocifisso. Quando sarò elevato sulla croce, allargherò le braccia legate al palo e attirerò tutti a me. La consolazione che la Chiesa ci dà in questa domenica è l'esperienza del perdono che noi facciamo nel sacramento della riconciliazione e che poi viviamo nel nostro quotidiano, nelle nostre famiglie, viviamo nella nostra realtà lavorativa e vogliamo comunicare di cuore a tutti i nostri fratelli battezzati, soprattutto a quelli che hanno un po' perso la strada di casa. L'Arcivescovo, ringraziandovi, vi lascia questo compito: comunicare la bellezza, la bontà, la verità del seguire Gesù. Seguendo Gesù divento compiutamente uomo, divento compiutamente donna. Amen.